buono. E il cibo è fresco. Abbiamo verdure e latte. Abbiamo il cielo blu e si sta bene. I fiori crescono grazie al clima. Per alcuni bambini la vita è facile, per altri non è così. Alcuni non hanno la mamma e non hanno cibo. Nel mio paese, il Somaliland, c'è sabbia, la gente urla e ci sono degli uomini matti. Qualche volta la gente si aiuta. A scuola non ci hanno insegnato la storia del paese, però ci hanno parlato della nostra religione, della vita del profeta e dei suoi discepoli. Della storia e della guerra nel paese non ci hanno detto niente. Impareremo qualcosa a proposito degli abitanti della Somalia. I somali hanno le loro origini nel Corno d'Africa. Se guardate la carta vedrete subito dov'è il Corno d'Africa, va bene? I primi abitanti della Somalia erano nomadi. Erano nomadi, capito? E si muovevano da un posto all'altro, non restavano fermi. Si spostavano continuamente da un posto all'altro con le gregge e i cammelli, alla ricerca dell'acqua. Ci troviamo nel villaggio nomade di Gale, che fa parte del distretto di Gabile. La nostra comunità esiste da 150 anni. Alleviamo animali e facciamo anche un po' di agricoltura quando ci sono delle buone piogge. In genere un gruppo di noi parte con il bestiame alla ricerca di piogge e di pascoli verdi. Mentre nel villaggio restano quelli che si occupano delle coltivazioni. Sono nato in Canada. Sono tornato in Somalia un anno fa per andare a scuola e imparare la storia e la geografia del mio paese. Ho imparato che eravamo nomadi e che le colonie hanno diviso il paese in 5 parti. La Somalia francese, quella italiana e quella inglese. Il nord-est del Kenya e una porzione sud-occidentale dell'Etiopia. Ma la Somalia francese, la Somalia italiana e quella inglese hanno poi ottenuto l'indipendenza. In seguito le rispettive capitali sono diventate Hargeisa, Djibouti e Mogadiscio. Le coste della Somalia sono lunghe 3.330 chilometri. Quest'area è desertica ed è molto calda. Anche scendendo verso Berbera si trova un'area molto calda. Ho viaggiato fino al Mar Rosso. È molto tranquillo. Non ci sono case in muratura. Fa molto caldo e le case vengono costruite con la tela e il legno. L'acqua la prendono dai fiumi. Berbera sulla carta è qui. E questo è il Mar Rosso. Berbera è sul mare e Hargeisa è il mare. Berbera è più calda di Hargeisa. La caratteristica di Berbera è che è una città di mare dove c'è molto traffico di navi provenienti da diversi posti, come Djibouti, l'America o altre città somale. È il mare che crea questo traffico.
Io vado al mare, faccio il bagno e vado a pesca. Insieme a me viene il mio amico Safi, a cui piace fare il bagno, soprattutto quando fa caldo. In questa parte del paese ci sono gli altipiani. Se andiamo a Burao, o Duane, Salailei, non troviamo deserto, ma terre verdeggianti. Questa è Salailei. Ci vive mio nonno con i suoi greggi e i suoi cammelli. Lì ha creato un centro per curare sia gli uomini che gli animali. Il nonno porta i suoi animali al pascolo per fargli mangiare l'erba e bere l'acqua. Poi va a pranzo e fa un pisolino. Dopo fa un bagno nel ruscello, cena e va a dormire. Rubia e la piccola Ascia. Questa è la nostra casa e ci viviamo in otto. Abbiamo finestre blu. Ci sono molte piante. E abbiamo una porta. La costruzione delle case di campagna è diversa da quelle di città. Le case in città sono in muratura, mentre nella boscaglia si usano i rami degli alberi e stuoie di paglia per costruire delle capanne che si possono smontare facilmente per gli spostamenti dei nomadi. Questa è la mia casa. La casa dov'è? La casa dove posso portare pace. Questa è la mia casa. La casa dov'è? La casa dove posso portare pace. Questa è la mia casa. La casa dov'è? La casa dove posso portar pace, io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. Abbiamo trovato famiglie molto numerose, in cui spesso manca la figura paterna. Molti padri sono morti in guerra, altri sono partiti alla ricerca di lavoro e altri, in accordo con la religione islamica, si sono formati una nuova famiglia. Mio padre è morto 2 mesi fa. Io sono il primogenito di questa famiglia. Siamo in tutto 11 figli. 5 maschi e 6 femmine. Ho 12 anni e a casa siamo 7. Mio padre è morto. C'è mia madre, è lei che lavora. Mio padre lavora a Irigavo. Mio padre lavora a Burao. Nostro padre ci ha affidato ai nostri zii e alla mamma. Dei miei fratelli alcuni sono in Etiopia, altri in Europa, altri sono qui in Somaliland. Mio padre normalmente viene a trovarci ogni 2 mesi. Adesso anche mia madre è via da 2 mesi, ma se Dio vuole sta per tornare. La nostra mamma si chiama Fuxia Muse Mohamed. Lei fa la casalinga e noi siamo in tutto 10 fratelli. Mio padre è morto durante la guerra civile nel 1988. Mio fratello e mia sorella più grandi vivono in Svezia. E l'ultima volta che ci siamo visti è stato 10 anni fa. Anche se mia madre è casalinga, a volte fa dei lavori per guadagnare dei soldi.
Ma è soprattutto il nuovo marito della mamma a provvedere alla famiglia. Quando la mamma è fuori per lavoro, è mia sorella di 12 anni che si occupa della casa e bada ai bambini. Quando la mamma è presente, è lei che si preoccupa di mandare avanti la famiglia. Il contributo della donna è sempre stato fondamentale per la nostra economia familiare. Fino a qualche tempo fa dovevano provvedere all'acqua, al foraggio e al bestiame, oltre a dover badare naturalmente ai bambini e fare tutti i lavori domestici. Adesso si occupano anche del commercio dei nostri prodotti. In casa a volte si è allegri e a volte si è tristi. Anche la mamma a volte è contenta e a volte è scontenta. Siamo allegri quando abbiamo il necessario per vivere.